Buonasera a tutti, siamo allo stand A70, più libri più liberi, a presentare l'antologia del premio letterario Ce n'è per tutti di quest'ultima edizione. Un'antologia particolare perché raccoglie 12 testi, 11 racconti e una filastrocca sul tema della colazione, ma colazione in senso metaforico, vista come inizio di qualcosa. Ma ora chiederei a Lisa Martino, la nostra grafica illustratrice, di raccontarci un po' le particolarità di questa antologia. Allora, io mi sono occupata delle illustrazioni e del progetto grafico che segue appunto la stessa linea estetica di un altro libro della stessa collana. Oltre all'estetica, ovvero illustrazioni con un tratto molto lineare, semplice e pulito, che ho realizzato per ogni racconto, ho inserito anche dei codici QR che, una volta scansionati, rimandano a un piccolo video girato dall'autore del racconto, in cui spiega qualcosa sul suo scritto, la sua visione di colazione e anche magari qualche curiosità sul suo pensiero, possiamo dire così. E sono 12 racconti, quindi 12 illustrazioni, 12 codici, e è un libro quindi tutto da vedere, da leggere, ma anche da scoprire e da visualizzare in qualche modo. Adesso annunciamo la terza classificata, Marianna Visconti, con il suo racconto Carrère Mers, un racconto molto particolare che abbiamo deciso di premiare per il suo carattere internazionale e per il tema sociale, perché qui la colazione viene vista un po' come un incontro tra culture differenti. Ora chiamerei qui la Luisa stessa a parlarci del suo racconto. Buonasera a tutti quanti, sono molto felice di aver partecipato a questo concorso letterario indetto da Pandilettera Edizioni e per l'occasione ho scritto un racconto che, come diceva Lara, ha un carattere, un respiro internazionale. Sul tema della colazione l'ho immaginato come un punto di incontro fra culture diverse, un punto nel quale scontrarsi ma nel quale pacificarsi. Nella fattispecie il mio racconto è ambientato in Spagna, ma i protagonisti non sono spagnoli, ma sono uno è polacco e l'altro invece è italiano. E quindi entrambi i protagonisti coesistono nella stessa abitazione ed hanno abitudini culinarie differenti, e questo porta a degli scontri che poi si risolvono con l'avvicinamento di uno verso l'altro. Ma non dico troppo, altrimenti non vorrei spoilerare tutto il racconto. Grazie ancora. Ora la nostra attrice Tiziana Narciso ci leggerà qualcosa di Carrère de Ferran di Marianna Visconti. Da Carrère de Ferran di Marianna Visconti. Il buongiorno si vede dal mattino. Un forte rumore di stoviglie, un odore acre, pungente, a tratti nauseabondo. Mi alzo dal letto, non ho altra scelta. Grazie a Kevin, la mia giornata inizia presto e non nel migliore dei modi. Mi dirigo in cucina e l'odore si fa sempre più pregnante e il voltastomaco sempre più pressante. Devo fermarmi all'uscio, non riesco a barcarlo. Cerco di farmi forza, ma i conati di vomito me lo impediscono. Appoggio il gomito sinistro sul telaio della porta, mentre premo con forza la mano destra fra il naso e la bocca. Kevin, con aria beata, e se ne sta lì seduto a gustarsi le sue uova strapazzate e un qualcosa che assomiglia a una salsiccia. Invece a me è passata la voglia persino del caffè, di quel caffè dal gusto deciso e intenso, il cui aroma sa di casa, famiglia e amore. E mentre mi perdo nei miei pensieri, quel tizio farfuglia qualcosa in quella sua strana lingua. Non lo capisco e, a dire il vero, non voglio nemmeno capirlo. So solo che mi ha rovinato la colazione e, di conseguenza, ha mandato in tilt il mio sistema nervoso. Vai in Erasmus, mi dicevano. Vivrai esperienze bellissime, mi dicevano. Sarà. Soltanto che mi sono ritrovata un Kevin che, tra colazioni disgustose e sgraziate esibizioni musicali, mi ha tolto il sonno e la pazienza.
Marta, tu volevi questo? Dice con un sorrisino da ebete stampato in volto. Che strazio! Adesso prova pure a parlarmi in italiano. Gli rispondo con un semplice cenno del capo e mi dileguo alla velocità della luce. Corro in bagno e mi infilo sotto la doccia, nella speranza di stendere un po' i nervi e che insieme al mio nervosismo sparisca anche quel tizio. Ma niente da fare. Eccolo lì, che bussa freneticamente alla porta, come fosse Sheldon Cooper di Big Bang Theory. Abbandono il caldo e avvolgente getto d'acqua calda e mi avvolgo dentro un grande asciugamano e gli cedo anche questo campo. Riassunto delle prime due ore di oggi. Nausea, digiuno e igiene personale frettolosa e approssimativa. Grazie, Kevin. Grazie di cuore. Non mi resta che vestirmi e fuggire all'università, sperando di non ritrovarmelo pure là. Ora è la volta del secondo classificato, Carlo Piola Caselli, con la sua colazione di Biancaneve e dei 27 nani. Una colazione originalissima, attraversata da una forte vena ironica e anche questa con un carattere internazionale, perché qui abbiamo delle figure allegoriche riferibili alla situazione attuale dell'Europa. Invito i lettori a chiedersi chi sia Biancaneve, poi ora chiamiamo qui l'autore stesso, Carlo Piola Caselli, e vediamo che cosa ci dice lui del racconto e di Biancaneve. C'è una piccola aggiunta a Biancaneve, perché i 27 nani avevano un grande amaro in bocca e hanno preso quell'amaro che è terribile e sembrava miele al confronto dell'amaro che avevano in bocca. E ora vi spiego il perché. E avevano preso i capperi di pantelleria. Avevano preso il tonnato e volevano fare un bel vitel tonné e hanno chiesto a Biancaneve di fargli la maionese, perché la maionese era bravissima a farla. Ma è successo che Biancaneve era talmente nervosa che la maionese è impazzita. Vi rendete conto? È impazzita, è impazzata questa maionese di Biancaneve. Ecco, volevo aggiungere solo questo, che non è scritto perché è successo dopo. Ora la nostra attrice Tiziana Narciso ci leggerà qualcosa della colazione di Biancaneve e dei 27 nani di Carlo Piola Caselli. Da La colazione di Biancaneve e dei 27 nani di Carlo Piola Caselli. Italo, la mattina, dopo aver bevuto il suo caffè speciale, calza i suoi stivaletti per recarsi da un eremita di nome Francesco, al quale porta una grossa fetta della torta che, a volte, invece di essere con la marmellata, è fatta di grossi pezzi di mela e cannella. Vorrebbe portargli qualche bomba alla crema o qualche cannone, ma ritiene che ciò potrebbe essere interpretato come un'impertinenza. Una grossa porzione di frittata con le cipolle, preparata con le lacrime di Biancaneve, e qualche salsiccia, e varie dure croste di formaggio da grattugiare, pezzi di pane raffermo, come faceva San Francesco anche con i cardinali, poiché ci tiene molto alla condivisione, non solo con i nani, ma anche con tutta l'umanità. E questo suo concetto lo simboleggia con l'eremita, il quale prega per la pace e ne parla molto, ma mentre viene ascoltato da tutti coloro che non hanno il potere in mano, le sue parole vengono volutamente ignorate o maliziosamente distorte da chi potrebbe farne tesoro, poiché ci sono le lobby delle armi da una parte e gli oligarchi nelle quattro parti del mondo, cosicché
con la guerra moltissimi si impoveriscono e pochi si arricchiscono. Francesco ha alcuni amici nelle tre Americhe, qualcuno anche in Africa, pochi in Asia e in Australia. Nella Federazione Russa, più che degli amici veri, ha dei conoscenti vari. Con tutti si scambia dei messaggi di preghiera, con il telefonino, alcuni caldi, altri tiepidi o addirittura freddi. Italo, dopo essersi intrattenuto per circa un'ora con Francesco, il quale lo ringrazia molto della sua gentilezza e premura nei suoi confronti, grazie agli stivaletti supersonici, torna a casa. Italo vorrebbe anche portare qualche morbida merendina particolare, magari degli amaretti o dei biscottini, oppure dei wafer, a Pasqua la corona di spine. Ha un altro eremita, Benedetto, il quale però sta in un giardino segreto. E specialmente perché il nano vive accanto a Biancaneve, è più difficile che lo facciano entrare da lui. Ha provato in tutte le maniere. Gli hanno suggerito di spedirgli quel che vuole per posta celere o tramite Corriere Espresso. Ci penserà, ma avrebbe preferito potergli recare qualcosa di persona, per lo spirito di condivisione dell'agape cristiana. Entrando, alle volte esclama: «Ma che buon odore di broccoli e salsiccia!» oppure «Di cavoletti di Bruxelles!» cui Biancaneve risponde: «Ve ne ho fatti in abbondanza!» «So che ne siete ghiotti, quindi non litigateveli!» Poi gli chiede se si sia ricordato di salutare l'eremita Francesco a suo nome. Ne ha infatti molto rispetto, anche se ella, nei consessi in cui opera nel suo doppio lavoro, fa tutto l'opposto. E poi sì, saprò. Ora annunciamo la prima classificata, Antonella Pagano, con il suo racconto Colazione con la Rose. Un racconto direi lirico, elegante, quasi danzante nella sua semplicità, perché esalta qualcosa di semplice come può essere una colazione con la rondine, con l'aurora, anche con il latte, il pane. E ho voluto premiare questo racconto perché ha un po' tutto quello che chiedevo in questo premio: l'internazionalità, il fatto di l'inizio di un qualcosa, perché qui si auspica l'inizio di una nuova epoca che veda risorgere l'arte e l'umanità. Ma ora darei la parola ad Antonella Pagano, che ci leggerà qualcosa di questo meraviglioso racconto e ce lo spiegherà anche un po'. E allora buonasera a voi tutti. E non c'è mai nulla di veramente banale. Ecco perché ho aderito con estrema gioia al tema che Lara Di Carlo, giovane coraggiosa editrice, ha posto a noi: la colazione. E allora erano le 5:30 del mattino e aspettavo l'aurora. Avevo voluto alzarmi e dispormi lì davanti alla finestra, aprirla e decidere invece di andare sul terrazzo. Dovevo aspettare l'aurora e fare colazione lì, mentre il primo piccolo puntino, prima che diventasse raggio di luce, forasse il manto scuro della notte e mi dicesse che era tempo di cominciare un nuovo giorno, fare colazione con il nuovo giorno che nasceva dal ventre dell'aurora, mentre tutto si colmava di buone cose, c'era tutto in quel seno, tutto quello che avrebbe potuto essere, che avrebbe potuto diventare, che avrebbe potuto illuminare, che avrebbe potuto scurire, che avrebbe potuto fettare, che avrebbe potuto far scatenare l'amore, che avrebbe potuto scrivere sulla nuova pagina
della vita del mondo. E già, dovevo, avevo deciso di fare colazione con l'alba, con l'aurora, con quel puntino di luce generato lì, donato dall'aurora all'alba, dall'alba all'aurora, perché diventasse grande, grande tanto quanto tutte le possibili visioni che con i nostri occhi possiamo avere quando tutta la luce colma tutto quanto l'universo, almeno da questa parte, dalla parte in cui vivo. Colazione luminosa, una colazione chiarificatrice, una colazione narrante, una colazione vissuta nel sapore, nell'odore, nella parola partecipata, nella parola scritta, nella parola d'un libro, nella parola d'un fiore, nella parola d'un albero, di un cinguettio, del canto di quella gazza malandrina che di tanto in tanto capita su questo enorme pino marittimo che a destra di questo mio terrazzo. È già fare colazione con un nuovo giorno mentre è lì che nasce partorito da una notte densa, densa di promesse e densa di misteri, misteri e promesse. Che binomio fertile per la punta del mio naso curioso che vorrebbe penetrare come una trivella il mistero più grande che è la vita. Il mistero più grande di questo universo nel quale io, piccolo granello di sabbia ad un'infinita spiaggia, sono solo lì dentro l'universo, no, dentro gli universi. Che colazione universale! Io vi ringrazio molto, c'è poco da spiegare. La colazione è l'inizio di una vita e con l'inizio di una vita è l'inizio di tutti i colori e di tutte le possibilità che la vita di giorno in giorno ci offre. Io direi grazie a Lara, grazie a questa giovane casa editrice ma pregnante che ci porterà ancora attraverso tanti temi apparentemente banali eppure di grande portato filosofico. Grazie. Abbiamo qui anche un altro autore dei 12 dell'antologia, Carlo Bernardi, con il suo racconto Sono stato ucciso da un antico lupo. La parola a Carlo Bernardi. Io ringrazio Bandi Lettere, ringrazio Lara. Ma guarda, perché non sapevo lì, che mezzo un milione di persone completato un libro di racconti, con un mio racconto. Siccome non è affatto lungo, lo leggo. Lui che fa quelle trasmissioni. Ho tirato, sono stato ucciso da un anzichenecco. Facevo parte della guardia cittadina per la garanzia dell'ordine, la difesa delle mura e dei luoghi di culto. I primi anni del 1500 sono stati di grande innovazione e discreta stabilità a Roma, capitale dello Stato Pontificio e sede del Papa. Quindi domani mattina era riferimento di artisti, metodi monarchi, imperatori bisognosi di investitura sacrale. Domani mattina presto tutto lasciava pensare a una perenne intoccabilità e serenità garantite da stati che puntavano a un pubblico riconoscimento nella penisola italiana e fuori di essa. Sai che io faccio libri da tutti. La vita cittadina era ricca di eventi, feste, cerimonie e processioni. Devo andare a parlare lì per me. Era parte di una struttura militare che non svolge le nozioni di ordine pubblico, si sentiva sicura e protetta. Una mattina del 1527 sono giunte notizie impreviste e preoccupanti. Carlo V marciava su Roma e aveva sostato in quel di Montefiascone. In quei giorni aveva inviato messaggi al Papa con un ultimatum insieme alla richiesta di resa, nella quale annunciava che già da domani avrebbe ordinato ai suoi anzichenecchi di entrare in città e saccheggiarla.
perché non so se hanno il Papa non poteva accettare un simile affronto, mi aveva dato a disposizione per una mobilitazione generale a difesa di Roma. Vedo in un altro il giorno dopo i lanzi entrarono in città e ogni resistenza è stata dura e accanita. Nella mischia anche io fui travolto da una torma di armigeri come quelli che dilagavano nella città eterna, depredando e distruggendo ogni cosa, commettendo atti sacrileghi in continuazione. Nel culmine dello scontro affrontavo un sigaretto, mentre mi difendevo da un assalto di un altro nemico, la sua alabarda risultò più veloce di me e mi trafisse, lasciandomi sanguinante e senza vita. Una bella giornata di sole primaverile, subito dopo la colazione sono andato al Museo delle Armi di Castel Sant'Angelo, dove durante la visita ai Musei Vaticani ho girato a lungo per le sale contenenti l'evoluzione delle armi costruite e usate nei diversi secoli. C'erano balestre, archi e frecce, baliste, catapulte, teste di ariete, anche bandiere e stendardi, e tutto accompagnato da uniformi di diversi eserciti che si sono scontrati nelle varie epoche. Sono stato affascinato da un manichino imponente, vestito con l'uniforme da lanzichenecco, che imbracciava un'enorme alabarda. Resta ammirato dalla statura e dall'armamento che indossava e specialmente dalla poderosa asta stretta nella sua mano. Mentre osservavo, sempre più sbigottito, quella figura, mi sono trovato proiettato indietro nel tempo e nello stesso momento ho avvertito una fitta dolorosa in pieno petto. La stranezza è stata quando quella fitta e quel dolore li ho avvertiti per 3 giorni consecutivi. In tutto quel periodo mi è sembrato di rivivere l'istante di un tempo remoto. Quella dolorosa fitta mi ha fatto capire che chi indossava quella uniforme con la relativa alla barba era l'anzichenecco che mi ha ucciso. L'incontro c'è stato veramente ai Musei delle Armi di Castel Sant'Angelo, ci andai anni fa. E anche la fitta l'ho avvertito, che però non aveva questa conseguenza, cioè, però l'idea che quella ecco, quella labarda mi avesse colpito in un altro tempo mi aveva sorpreso e fatto riflettere che forse veniamo anche da un'altra vita. Quindi questa sia racconto sia le motivazioni che mi hanno spinto a scriverlo. Ringrazio tutti, buon Natale e buon anno. Allora se vuole io ti mando questa